tutti e benvenuti in un nuovo video e benvenuti nella seconda parte del Mangio per 24 ore, sono cibo d'asporto. Se vi siete persi la prima parte vi consiglio di andarla a vedere, che sarebbe alla fine il primo episodio. Io sono veramente stamattina super super felice, a parte che penso che oggi arriveremo tipo a 5-6.000 calorie, perché raga ho una voglia assurda di tutte le cose che vedrete in questo video da settimane e settimane. Veramente raga, io sono super felice, talmente che sono felice, mi sono dimenticata pure di farvi vedere l'orario, ma dopo vi faccio vedere tutto. Ci tenevo a fare questa intro. Oggi mangerò da asporto per 24 ore per aiutare comunque il settore della ristorazione e quindi raga ho voluto fare questo video. Ho speso 12,90 euro, ma raga per questa colazione ho preso il mondo. Ovviamente ho preso anche la colazione per mia sorella che è qui presente. Amore mio. E quindi niente raga, faccio una bella panoramica, vi faccio vedere l'ora, vado a prendere ovviamente la mia tazza di latte e caffè e suddividiamo tutti i beni. Mamma mia raga, ho preso il mondo, vi faccio vedere io cosa ho preso e poi porto tutto di là, perché ho preso anche una, mi sono trovata raga, ho detto sì vai, stamattina colazione per tutti. Allora, madonna raga, ma è enorme, ma non me l'aspettavo così grande. No, non mi dite che questo è il pasticciotto. Raga, vabbè, ho preso un pasticciotto ricotta e pistacchio che non ha proprio la forma del pasticciotto, ma dettagli. Poi ho preso un bel... Cioè, raga, ma queste cose sono abnormi. Cioè, guardate questo muffin! No, vabbè, raga, poi ve lo faccio vedere bene. Quello all'interno, tipo, deve stare... Già all'interno c'è il cioccolato bianco fuso con gli Smarties. E poi, raga, ho preso una cosa che è... enorme, un bombolone. Cioè raga, è enorme, con crema e amarena. E poi raga, vabbè, ho preso per mia sorella un bombolone vuoto, ho preso un cornetto bigusto, quindi cioccolato e cioccolato bianco, e un cornetto crema e amarena, che adesso vado a portare di là, vi faccio la panoramica e ci godiamo questa 24 ore nel mio stile. Prima, come prima cosa voglio assaggiare il pasticciotto. In questo momento raga vorrei avere tipo un altro videocamera qui per farvi vedere tutto nel dettaglio, però raga c'è sempre il mio telefonino che per il momento va super bene. E facciamo il taglio del pasticciotto. Allora raga, il pasticciotto non mi ispira, devo dire la sincera verità. Vabbè, assaggiamo. È buono. Però non assomiglia per niente ovviamente al pasticciotto leccese, al pasticciotto del forno, però devo dire la verità raga, molto buono. Guarda, è veramente buono. Sopra il tipo frolla. Voglio assaggiare un po' di tutto, perché altrimenti veramente... Ok raga, bombolone. Capo sopra, cresciuto un po' male. Boh. Lo qua, assaggiamo. Tovacene, non macello, perché sopra... Non mi piace la marena dentro, proprio il sapore. Con... no. Sapete che io adoro la marena, ma questa marena non mi piace. Niente di che. E poi questa cosa sopra che
sembra tipo quella parte sopra di zucchero, non so proprio bene il nome, tipo del panettone quello lì con i canditi, ecco, quella parte sopra uguale, non so perché sta cosa. Molto più buono il pasticciotto. Ok raga, muffin! Raga, mamma mia, ci voleva una colazione così. Dentro non è farcito, cioè il cioccolato bianco sta solo un po' sopra. Ho pigliato a male, guarda, ci sono rimasta malissimo. Vabbè. Ma raga, dovete prendere la delusione anche voi insieme a me. Che buono. Stamattina un bel picco di zuccheri. Io di solito faccio un macello, ma stavolta non è colpa mia. Raga, colazione è andata, ho assaggiato un po', metà di tutto, devo dire alla fine tutto sommato una fantastica colazione, e noi ci vediamo direttamente dopo nel pranzo. Quanto posso essere felice in questo video, cioè raga, sono troppo felice, quindi ci vediamo dopo col pranzo, io vado a lavorare, adios. Raga, io solo a vederla sto godendo. Ma Roma, come si presenta bella! Eccoci qua col pranzo in tutto ciò. Vi ho fatto vedere allora. Mamma mia, raga, adoro. Mamma mia, ma com'è bella! Ma è proprio bella! Ok, raga, acqua. Avevo proprio voglia, raga, di una bella pizza. Vi ho detto che ho pagato tutto 10 euro? Non lo so. Comunque, raga, mamma mia, gola. Comunque c'è sopra mozzarella o provola, no, mozzarella e provola, non ricordo. Poi melanzane, funghetti, poi salame dolce e croccheo. Raga, non ho mai preso una pizza così in tutta la mia vita, quindi assaggiamo. E basilico e olio. Il bello di questi video, ragazzi, sfruttiamo i tovaglioli di stamattina, il bello di questi video è anche scoprire proprio ristoranti, c'è un po' di forte sopra, un ristorante proprio che non è mai provato, cioè assaggiato le loro pizze, i loro piatti, quindi fantastico, mamma mia che buona sta pizza. Di sicuro la riprenderò. Consiglio di provare questo combo. Ragazzi, non parlerò molto, ma comunque parla questa bontà davanti agli occhi, cioè è proprio, cioè si presenta da Dio. Poi c'è anche la carta sotto per assorbire l'olio. Belli, bravi, bravi, bravi.
L'ho presa perché c'era il salame dolce, altrimenti raga non l'avrei mai presa, tipo il salame piccante, assolutamente no. Già così un po', mi sento un po' di forte, un po' di pepe, però è buona. Di solito la fanno sempre bruciata la pizza, anche qui ho. Di solito capita una settimana sì, una settimana no, che le pizze sono sempre un po' bruciate, invece questa no, è perfetta. Se vi può interessare, a questo punto ve lo dico, se vi trovate nei pressi, aspettate, Oimari, si trova via Anfiteatro, Laterizio, 282 Nola, quindi raga, se vi può interessare, adoro, veramente adoro. Questo era ancora da te, bravo. Adesso che ti ho conosciuto, non ti lascerò più. Ho dato, di sicuro sarò tutta sporca, anche se non penso perché. Ma era l'altra volta, raga, mi mangiai una pizza. Meno male che stavo a casa, raga, mi ritrovai tutta qua, tutto nero, nero, mamma mia. Comunque, raga, adoro, super promosso. Niente, raga, questo lo faccio mangiare i miei prima che vanno al lavoro. E perché, raga, conserviamoci la pancia per i prossimi pasti. Sapete che, come nelle mie food challenge, come nei miei video, io mi voglio godere i pasti. Quindi, raga, tutto ciò che lascerò in questo video non verrà buttato assolutamente. Ma i miei, devo dire che la verità è che i miei la colazione l'hanno apprezzata molto. E poi ragazzi si scalda il giorno dopo, cioè non si butta niente, niente ragazzi, mi voglio fare una testa di chiacchiere, pizzeria promossa e noi ci vediamo dopo con la merenda. Adoro ragazzi, la merenda sarà la mia vita. Eccoci qua ragazzi, è arrivata l'ora della merenda, è arrivata l'ora del del gelato. Allora, raga, ho speso tutto 12,90 compreso di spedizione. Ho preso tre gusti differenti di gelato. Questa qui ho preso la vaschetta piccolina, raga, avevo una voglia di gelato allucinante. E poi stamattina, manco a farla apposta, io avevo comprato la brioche che poi sul, cioè, sul sulla pagina, come si chiama? Dal bar che ho ordinato c'era scritto bombolone. Raga, ma questo non era un bombolone, è una brioche. E quindi, raga, l'ho conservata per oggi pomeriggio. Mamma mia, che profumo. Allora, scarta la carta Giulia. Tutto a terra. Mamma mia, raga, avevo una voglia di gelato che voi non avete neanche idea. Ma no! Ho più cucchiai io qua che non so chi. Mamma mia. Nove Maria. Ok raga, ma no, com'è buono il pistacchio. Dai raga, infatti io adesso vi faccio vedere tutto. No, vabbè. Allora, raga, ho preso il pistacchio, le mie voglie, amarena e limone. Ho preso limone per mia sorella, infatti, ciotolina per lei. Adesso gli metto anche il limone, così facciamo mangiare agli affamati prima. Grazie, amore. Eh sì, si sta pure sciogliendo. Basta. Cioè, ma che resti a dieta? Io no, boh. non mangio con E va. E non la piessa. Va bene. Anche se la consistenza non mi fa impazzire. Infatti, tranquilla. Metà brioche insieme a me? No, ma c'è che le da mangiare. No, non la mangio tutta quanta. Assaggiamo amarena. Ma da quanto tempo? Anche se non è quel sapore pieno di amarena.
Vero come il limone? Freddo? Assaggiamo pistacchio. Anche sì, io. Sa solo di latte, principalmente no, latte. Però pistacchio è buono. Mamma mia. Cioè raga, io adoro il gelato. Cioè chi è che non adora il gelato? Però questi così, ma no. Ci sono proprio i pezzi. Dopo lo provo. Voglio assaggiare anche il limone. Bello fresco. Ma mangiatelo con la brioche, metticelo sopra. Ok. Dammi prima con la sorella nel mentre. Io amo questa. Pulisci un po' attorno. Sì, anche mia sorella ama questa challenge. Si stava accappottando. Marò! Cioè, raga, assaggiamo. Mamma mia, raga, io sto godendo. È la prima volta della mia vita che proprio che assaggio una brioche del genere. Ma che ti ricorda quando andavamo all'hotel là? Mamma mia, ne mangiavo 10 di queste cose. Ah, è la cosa più goduriosa di questo mondo. Mamma mia. €16,90 per le spese della mia vita. Ultimo pezzo di questa goduriosa merenda. Ok raga, noi ci vediamo direttamente, ho fatto un macello, ci vediamo direttamente stasera con il penultimo pasto di questa challenge. Voglio fare che già... pasto! E che pasto! Voglio fare forse già... non l'hanno mai visto, o sì? No. Forse chi deve mangiare? No, ma l'hai mai mangiato in un video? Mai. Ci sarò anche io dietro le dita. Come sempre. Ok raga, a dopo. Eccoci qua con la cena, sta anche mia sorella. Comunque abbiamo preso il panuozzo, mamma mia raga, porchetta, provola e patatine. Vi ho fatto vedere tutto, già mamma ce l'ha tagliata mentre la facevamo un macello. Ok, io prendo la mia parte e tu ti prendi la tua, io mi prendo questa. Ok, prego sorellina. Ovviamente maionese. Povero di porchetta. Povero, poco porchetta ci ho messo. E poche patate. Merita? Mi riprendo. No, la mamma non avete mai assaggiato una bontà del genere. Cioè, alla fine è proprio il pane casereccio. Un passo del pane. Farcito.
anche la cerendata e anche per cena ho fatto un macellage fatti, cioè raga, micidiale. E quindi niente raga, noi ci vediamo direttamente, per me domani mattina, ma per voi è appena finisco di parlare, con la colazione, quindi io vi dico a dopo. Eccoci qua con l'ultimo pasto di questo video. Raga, in totale ho speso 11 euro, ho preso un botto di roba e quindi ho preso un po' di cornetti per tutta la per tutta la mia, comunque adesso. Allora raga, io ho preso per me un cornetto al pistacchio, ho preso un cornetto bigusto e un panciok. Veramente raga, assaggiamo prima, non voglio fare danni. Quello al pistacchio, bello sfogliato, poco pistacchio ovviamente. Ok, assaggiamo. Buonissimo. Spettacolare. Dovete sapere una cosa che forse non sapete di me e forse non interessa a nessuno: quando ero piccola odiavo i cornetti del bar. Ho iniziato ad amare i cornetti del bar tipo a 16 anni, 15-16 anni, cioè raga, io odiavo letteralmente, ogni volta mi voltava lo stomaco, quindi se qualcuno vuole interessa, vabbè. No, no. Pistacchio spettacolare, non ho mai mangiato un cornetto a pistacchio. Voglio assaggiare anche il gusto. Cioè raga, ma guardate quanto sono belli sti cornetti, cioè ma sono proprio belli. Mia sorella ieri fece il cornetto bigusto, però ovviamente era un altro bar. Raga, voglio assaggiare anche il panciok. Madonna raga, è morbido. Madonna raga, guardate quanto è bello morbido. Ok, adesso lo sporcherò. No vabbè raga, cioè è morbidissimo. Mia sorella piacerà sicuramente. Io cerco di fare un po' metà di tutto, raga, per comunque provare tante cose, cioè, che altrimenti non riuscirei mai a provare quasi tutto. Non so che ho fatto come, fammi dire se hai sentito pure, cioè la clippo precedente. Più che se mi sei la tua domanda il cornetto come lo vuoi, e lei ha fatto no, vuoto. Io ovviamente io l'ho preso vuoto con la Nutella. Ora la sopra il gioco è fenomenale. Mangio la mia metà di cornetto al pistacchio, cioè è proprio sfogliato, bello qua sopra con questa glassa, adoro. Ho 24 ore da asporto, super piena proprio di cibo. Quindi dopo nell'allenamento dovrei avere le forze di Hulk. Buono raga, che uno conosce come lavora un bar, poi perché no, una domenica mattina
di ordinarli. Sì, adoro, adoro, adoro. Sicuramente è tutta sporca. Io spero che questa 24 ore vi sia piaciuta. Io mi sono divertita tantissimo e penso che si sia notata. E niente ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ah, fatemi sapere se volete, non so, nei mesi a venire un terzo episodio. Ciao, non l'ho detto, ciao!